Si chiama Azioni di sensibilizzazione contro le discriminazioni ed è il progetto che attraverso il linguaggio dell'arte, attraverso le sue più diverse forme, vuole favorire la conoscenza delle persone considerate diverse. Mohamed Al-Masmoudi è il protagonista di uno dei tasselli che compongono il progetto Cross Media promosso da Zelig in collaborazione con una serie di associazioni ed enti altoatesini. Un film, un doc web, un sito internet per aiutare a prevenire quelle visioni distorte delle realtà che sono la causa principale dei fenomeni della discriminazione. Il film, quando lo vedrete, veramente parla su di me, quindi la mia storia. Dall'inizio fino ad oggi, probabilmente il futuro non ci sarà, perché comunque non, nessuno che lo sa. E il film racconta una storia di un Mohamed che ha sofferto abbastanza e che ha deciso a fare condividere anche la sua vita con gli altri e sensibilizzarli, se riesci. Punto di partenza e fulcro del progetto è stato l'incontro nel 2008 tra Mohamed e la documentarista Deborah Scaperrotta. Il film parla della storia di Mohamed, il suo passato, il suo viaggio e il suo prendere coscienza di quello che lui è realmente qua in Alto Adige e poi il rimettersi in contatto con la famiglia che aveva lasciato. Il film parla, il filo rosso del film è questo, insomma. Non parla di lui che è piccolo e basta, insomma. L'anteprima, con la visione integrale del film documentario Dalla testa al cielo, è in programma il 15 di aprile alle ore 20 al Cinema Capitol di Bolzano durante la rassegna Bolzano Cinema. Quando ero piccolo non ho capito la maledizione della natura del mio corpo. Ero come tutti i bambini. Giocavo, scherzavo, ridevo e piangevo. Vedevo la differenza tra me e i miei amici di scuola. Quando i miei amici dell'asilo volevano salutarmi alla fine di ogni giornata e il loro genitore le prendevano e le portavano via. Dopo la scuola materna ho iniziato a farmi delle domande. Perché io? Quando è iniziato? Come è successo? Mi sono fatto tutte queste domande e sono rimasto con un sorriso. Non ero debole, però volevo avere delle relazioni con i miei compagni della classe, anche fuori la classe ovviamente. Però non c'era speranza. E loro risposte erano aggressive. E l'unica parola: vai a guardarti allo specchio.